dei passaggi fondamentali di questa attività di indagine che è stata portata dalla Procura, che abbiamo condotto congiuntamente al Servizio Centrale Operativo. Il 10 di ottobre dello scorso anno ci giunge una segnalazione da una donna somala di Milano che ci indica una situazione un po' particolare di un nipote che sarebbe stato tenuto segregato all'interno di un'abitazione a Catania da dei connazionali. Immediatamente, d'intesa con la Procura, si avvia un'attività di intercettazione che ci consente, nel breve volgere di qualche giorno, esattamente il 14, di liberare, chiaramente fra virgolette, questo ragazzino, poco più che sedicenne, e arrestare in proprio stato di fermo i tre somali che sono artefici di questa attività. Da lì capiamo, al di là della specifica vicenda, che c'è alla base un'organizzazione di cittadini prevalentemente somali che si occupa appunto di gestire il trasferimento a partire dal Corno d'Africa fino ad arrivare alla destinazione finale, che in linea di massima sono delle città del nord Europa, di questi somali. Nel corso di questa attività iniziamo a individuare bene dall'attività tecnica quelli che sono i ruoli, come è stato detto, fungibili all'interno dell'organizzazione, ma che sono ruoli precisi, che sono in buona sostanza quella innanzitutto del monitoraggio degli sbarchi, quindi dell'arrivo dei migranti sul territorio nazionale, del trasferimento dei migranti dalla località di arrivo in Italia fino a Catania, dove vengono inseriti e collocati in abitazione. Pensate che nel corso dell'indagine abbiamo individuato ben 9 abitazioni che sono in Nassi, nella zona di San Cristoforo, ma qualcuna anche nell'interno del capoluogo, esattamente nella zona di Granito. Poi ci sono dei soggetti che si occupano del supporto logistico, cioè del collocamento di questi giovani somali, in linea di massima uomini, ma talvolta anche donne, e diversi minori in queste abitazioni. E poi c'è chi ha il contatto con i familiari, il madre padre, piuttosto che delle destinazioni di arrivo, per il pagamento della somma di denaro che serve per poterli riscattare, che è variabile, per quello che è messo alle indagini, fra i 700 euro e i 1000 euro. E poi c'è il supporto logistico che riguarda tutto quello che è la gestione di questi migranti, fino anche all'accompagnamento alle stazioni, piuttosto che alle stazioni ferroviarie, piuttosto che quelle degli autobus, per essere inviati nelle località dove i migranti desiderano andare. Queste in buona sostanza sono i ruoli all'interno dell'organizzazione. Tenete conto che in queste case, a corollario ieri della misura restrittiva, in un'abitazione di via Testulla abbiamo individuato 10 migranti, ma solo ieri ne abbiamo trovati 37. Di questi 10 nell'abitazione di via Testulla c'erano 3 minori regolari sul territorio nazionale che sono stati trattati da un punto di vista amministrativo, e lì c'è stato un ulteriore arresto di un cittadino somalo che era il tenutario di questa casa di via Testulla, che è stato posto in stato di fermo per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Quindi riteniamo di aver fatto luce su un fenomeno che era, diciamo, sommerso, ma del quale avevamo già un'idea, visto che alla fine del 2014 avevamo fatto un'altra indagine altrettanto importante, sempre con il Servizio Centrale Operativo, che aveva riguardato invece l'etnia degli eritrei, e l'operazione si chiamava Tocra, che molti di voi ricorderanno, che aveva bene o male le stesse linee guida, con purtroppo la segregazione, fra virgolette, di questi giovani cittadini africani all'interno di queste case.